Al primo allenamento del Saluzzo Calcio versione 2021-2022 siamo con il neo mister Mauro Briano. Allora, intanto benvenuto Grazie. e in seconda battuta, con quali sensazioni ti presenti qui al Marchesato per questa nuovissima avventura per te e per l'ambiente? Beh, sensazioni ottime, oggi è il primo giorno, dobbiamo conoscerci un po' tutti, ci sono tante novità in campo e fuori, quindi avremo bisogno di un po' di tempo, però c'è tanto entusiasmo, tanta disponibilità e quindi siamo tutti molto felici di essere qui. Ecco, la società è una società che non ha mai dato dubbi, nel senso che ha sempre, anche in passato, cercato di puntare su giovani allenatori che potessero magari in un certo senso lanciarsi proprio con questa avventura. Come ti sei trovato? Quali sensazioni? E soprattutto che squadra hai a disposizione per questo inizio? Vabbè, mi sono trovato benissimo dal primo giorno, non sarei qui altrimenti. Abbiamo iniziato a collaborare, abbiamo condiviso tutto, è una scelta che abbiamo fatto tutti insieme, voluta da me, ognuno ha il proprio ruolo e la propria autonomia, cerca di farlo al meglio. Che squadra sarà? Oggi non siamo in grado di dirlo, abbiamo perso, si può dire, oppure sono andati a giocare da altre parti dei giocatori che qui hanno fatto bene. Dovremmo rimpiazzarli, speriamo in meglio, anche se sarà difficile, però ce la metteremo tutta. Sono arrivati tanti ragazzi che hanno fatto bene in passato, tanti giovani scommesse, qualcuno lo dobbiamo vedere, quindi oggi non siamo nelle condizioni di dire qualcosa, lo dirà il campo, come sempre. Ecco, per te anche, diciamo, una sorta di eredità pesante, nel senso che qui Riccardo Boschetto aveva fatto qualcosa di importante. Pensi in un certo senso di muoverti un po' in continuità con quanto fatto dalla gestione precedente? Beh, lui ha fatto benissimo, ha vinto un campionato, ha mantenuto la categoria, ma nel nostro lavoro purtroppo o per fortuna il passato non conta, cioè è inutile, io non posso permettermi di copiare nessuno perché non ho la presunzione di voler copiare qualcuno perché vuol dire che mi metterei sullo stesso livello. Farò quello che credo con tanto entusiasmo. E portando le mie esperienze e cercando di mettere al centro del progetto del lavoro il giocatore, il ragazzo, che poi è la parte più importante. Quindi io sarò a disposizione loro. Un'ultima battuta, tu, diciamo, arrivi da un ambiente diverso che è quello del Chievo, e quindi in realtà anche più grandi, però che tipo di campionato ti aspetti in questa Serie D? Immagino che tu comunque conosca un po' le realtà che andrete ad affrontare. Beh, adesso intanto aspettiamo di vedere dove saremo, Toscane, Lombarde, Emiliane, questo sarà importante. Il campionato è sempre quello. Ci sono squadre importanti, squadre che hanno mantenuto l'ossatura dell'anno scorso, ci saranno le sorprese, sarà un campionato difficile. Noi ne siamo tutti consapevoli, questa è la cosa più importante. Grazie. A te.